questo io me lo sto giocando così, non sto pensando a farm o robe del genere. Senso, sto pensando solo a fare livelli, poi a cercarmi le armi giuste e guardo più in là. Oddio. Mi ha fatto tipo libera, boom, mi ha buttato perché indietro. Non ci riusciamo. Ikora non ha funzionato. Non abbiamo accesso al ricordo sul famiglio Verme. Cosa? Perché? Cos'è successo? Non saprei. Abbiamo fatto come prima, ma stavolta ci ha respinti. Ma non può essere. È l'unica pista che abbiamo. Credo ci servirà un altro piano. Non so. Riportate quella cosa su Marte. Ne parlerò con Eris. Forse ha altre idee. Procediamo. Ok. E Marte sì. Ikora, perché tenermelo nascosto? Se l'avessi saputo. Non ti ho tenuto nascosto niente, Zavala. Non di proposito. Non potevo aggiornarti su ogni minimo dettaglio. Quando c'è di mezzo Savathun, nessun dettaglio è troppo piccolo. E lo sai benissimo. Ecco perché ho preso delle iniziative senza di te. Come a volte fai tu. Non per faccende come questa. Ah, guardiana. Ne parleremo dopo. Il punto è, Ikora, che dovremmo essere una squadra. Non puoi fare affidamento solo sul tuo istinto. Forse non posso farci affidamento per niente, considerato l'andamento dell'indagine. È chiaro che il mio giudizio è compromesso. Dovrei farmi da parte. Potete occuparvene tu ed Eris, come una squadra. È solo grazie all'istinto di Ikora se ci siamo avvicinati tanto alla verità. Questa nuova pista la metterà nelle nostre mani. Molto bene, dunque. Tu e la guardiana procedete. E tenetemi aggiornato. Una fonte attendibile ci ha parlato di nuove prove. Un oggetto dall'ultima posizione nota di Savathun prima della sua conversione alla luce. È custodito nelle profondità della sua fortezza e difficile da raggiungere. Ma non abbiamo alternative. Va e teniamoci in contatto. Eris, siamo in posizione. Dove siamo diretti? La tua destinazione è nel cuore della fortezza guardiana, nel laboratorio farmaceutico. Lì dovresti trovare un particolare frammento di cristallo. Potresti riconoscerlo dal tempo della prigionia di Savathun presso gli insonni. Quindi il cristallo è un frammento della sua prigione. Allora probabilmente lo aveva con sé quando ha rubato la luce. Sì. La mia fonte ritiene che gli eventi che hanno portato alla sua fuga siano intrinsecamente legati al mistero davanti a noi. Il cristallo potrebbe essere l'indizio che cerchiamo. Sì. Le stanze di Savathun sono contorte e ingannevoli come la sua mente. Per avanzare, dovrete cercare i percorsi più aberranti. Eris, qual è la situazione? La guardiana è diretta proprio ora all'oggetto in questione, comandante. Bene. Sei sicura che tutto questo ci darà le risposte che cerchiamo? Non possiamo finire in un altro vicolo cieco. La regina dell'atollo non condivide informazioni alla leggera.
Hai avuto l'indicazione da Marasol? Non l'avevi detto prima. In realtà l'ho detto. A Ikora, poco prima che tu ci interrompessi. E anche secondo lei non c'è fonte più sicura in questo frangente dell'ex carceriera di Sabato. Mi fido di Mara. Ma tende un po' troppo a non far vedere le sue carte. Se ce l'avesse detto prima, ora non saremmo così disperati. Per battere la dea dell'astuzia e della menzogna, è meglio non giocare a carte scoperte. Tanto rientri veloce. Guarda questo, dov'è? Ammetto che questa spada dell'alveare sarà utile come quella di prima. Ora dobbiamo trovare un lucchetto da distruggere. Andiamo a terra. Da distruggere sto cosa qua che c'è davanti. Devi darci delle spade potenti. Gera Regina avrà anche ricoperto il suo regno di una patina lucente, ma al di sotto ci sono ancora i resti dell'architettura oscura. E la nuova abilità della guardiana rivela questi resti nascosti. Sì, Ikora me l'ha spiegato. Perché non possiamo usare la luce per arrivare allo stesso risultato? La luce sarà anche una forza potente, ma si è rivelata insufficiente contro le illusioni. È la mente che deve piegarsi per vedere le verità nascoste qui. Quindi, solo l'oscurità può mostrare la via. Il mio solo timore è dove ci condurrà questa via alla fine. Cazzaro qua. Basta! Okay. La via di qua. Sinistra. Bene, guardiana. Concentriamoci. Per trovare la via ci serve una spada e qualcosa da distruggere con essa. Ah, se vuoi prendere munizioni. Che culo! Non so se l'hai visto, è rimbalzato e l'hai preso. Penso che se lo ripeti non uscirò mai più. E ci lascio le chiappe, ci lascio le chiappe. Ah, è andata bene. Dove volevi scomparire? Spadina, spadetta. Ha lasciato un'altra spada. Porca loca. Occhio, cortellini. Non è una cosa buona quando succede questo. Guardiana, hai fatto bene ad affinare il dono ricevuto dalla flotta nera. Ora capisci, comandante, il perché della scelta di Ikora. Nonostante i suoi dubbi, sapeva che solo l'oscurità, incanalata da una mente robusta, poteva portarci fin qui. Capisco.
Il mio problema non è la decisione di Cora, quanto il fatto che l'abbia presa da sola. Sappiamo come agisce Savathun. Sceglie le persone per un motivo. Non è il caso di facilitarle il lavoro. Eris, credo tu sappia meglio di chiunque altro che l'oscurità non è un sentiero da percorrere da soli. Lei non era da sola, ma capisco ciò che intendi. Ok. La bandiera così o meno. Yay. Occhio dietro. Sotto. Nova, c'è sta roba qua corpo a corpo, fa male non poco. Cazzo di spada. C'è un tizio con la spada. Però è despawnato. Infatti. È despawnato. C'è la spada e allora. No, no, ma ce n'è anche un altro prima. Ok. Su questo coso almeno. Finisce la... il tormento qui. Ok, allora non mi muovo tanto da qua. C'è un orco. Insomma, ci sono due magliardi bastarde. È finita. Nice. Bellissimi ambienti qua. Piace un botto sto tronomondo. Questo è senz'altro il laboratorio farmaceutico. Riesce a sembrare più inquietante di tutto il resto. Ovviamente. Mettete piede nel luogo in cui l'alveare lucente testa i suoi più mostruosi esperimenti. Le perle queste sono da segnare. La cagarella è caricato una delle maliarde dell'alto consiglio. Sì, per carità. No, io non sono stitico. Attualmente non ce l'ho. Onesta. Per ora
qua? Nessuna traccia del cristallo. Solo file e file di contenitori pieni di luce. Ma sembra corrotta in qualche modo. Savathun ha sempre incoraggiato le sue maliarde a spingersi oltre i limiti della magia dell'alveare. Con la luce non è cambiato nulla. Prova forse che la corruzione non ha tanto a che fare col potere quanto con chi lo utilizza. Oppure che il potere ha effetti collaterali permanenti. L'oscurità ha trasformato Savathun e i suoi da prede a predatori. Non l'oscurità, ma un'entità dietro di essa ha corrotto l'alveare, vincolandone il potere a un tributo di sangue senza fine. Il suo destino non è inevitabile. Non dubito che alcuni riescano a gestire l'oscurità con la disciplina, ma quelli che non riescono non sono gli unici a pagarne il prezzo. Okay. Di qua. Questo è un regno invertito. Esploralo in tutte le direzioni, specialmente le meno evidenti. Come? No, cazzo. Bandiera. Beh, così per sprecarlo. Sembra che stiamo interrompendo qualcosa. Ma dove? La guarda che dovrebbe sopra. Annua! Finalmente trovato un'autorità locale. Beh, ora vai e strappa con la forza l'ubicazione del cristallo. Adesso è diventato immune. È perché ha tirato la super. Ok, c'è una spada. Mamma, che deve. La tua nuova? Sì, la tua. No, vabbè, la tua freccia. Che ha fatto un macello, ha fatto. Ecco il cristallo, guardiamo. Facciamo la finita. Qua sopra. Dalla devozione nasce il coraggio, dal coraggio il sacrificio, dal sacrificio. Quella era di sicuro Savathun. Ma che cosa significa? È la prova che stavamo cercando. Alla fine l'istinto di Ikora si è rivelato corretto. Indubbiamente. Ma ancora ci mancano le risposte. Accedi al ricordo, guardiana. Vediamo se dà una svolta al caso. Okay. Ho letto degli appunti di Ikora su oscurità e luce. Ritiene che l'oscurità abbia uno stretto legame con i ricordi. Sei entrata in questo luogo con un potere dell'oscurità. A cosa abbiamo messo mano qui esattamente? Thank you.
ottimo. Oh, bisogna farlo anche di qua. No. Ok. Quella. Questa. Ok, fatto. Sempre bello sto posto da vedere. Può morire come si vede la testa di Savathun che spunta. La corona più che altro. Incredibile come abbia dimenticato una cosa simile, vero? Una vita così piena, cancellata. La
luce ci offre un nuovo inizio. Ma se non sappiamo da dove siamo venuti, come sapremo dove andare? Grazie di avermelo fatto ricordare, di aver raccontato la mia storia. Un momento. Ma di che cosa parla? Si ricorda. L'abbiamo aiutata a ricordare. Grazie per i ricordi, guardiana. Dobbiamo andarcene. Sapevo che Ikora non c'entrava con il fatto che Sabaton ha la luce. Ma la verità è ben peggiore. Non capisco come il viaggiatore abbia potuto sceglierla nello stesso modo in cui ha scelto te. Dobbiamo parlare con Zavala. Stai dicendo che Sabaton era morta. Il nostro avversario più feroce, quella che ha quasi decimato l'ultima città dall'interno, era morta. E il viaggiatore l'ha resuscitata. Non ci avrei creduto nemmeno io, ma... Ma perché avrebbe bisogno di noi per recuperare i suoi ricordi se non li ha mai persi? Sarà un altro dei suoi trucchi. Una menzogna per indurci a cedere il viaggiatore senza lottare. È stato l'approccio del viaggiatore fin dal principio. I libri del dolore raccontano di molte civiltà benedette dalla luce e poi abbandonate. Propaganda dell'alveare. I caduti raccontano lo stesso. Quando giunsero il testimone e la sua flotta nera, il viaggiatore si spostò nel nostro sistema. Dove si sacrificò per salvare l'umanità da quegli stessi nemici? Nemici che includevano l'alveare! Dopo tutto questo, perché il viaggiatore donerebbe al nostro peggior nemico la luce? Non ha importanza. Non so perché il viaggiatore abbia dato la luce a Sabaton. Forse ha cambiato idea sui guardiani. Forse non è infallibile come abbiamo sempre creduto. Non lo so e non importa. Perché io sono qui per proteggere l'umanità. E se Sabaton prende il viaggiatore, noi perdiamo la luce, insieme alla speranza di sopravvivere al ritorno del testimone. Perciò, faremo tutto ciò che serve per impedire questa eventualità. Va bene. E come l'impediamo? Ancora non lo so. Ma so dove scoprirlo. Secondo le leggende dell'alveare, Sabaton nacque su un pianeta lontano. La sua vita sarebbe stata irrilevante se non fosse stato per il Famiglio Verme. L'oggetto che hai recuperato dalle profondità del Trono Mondo, e se non fosse una statua, se fosse il Famiglio Verme stesso calcificato col passare del tempo, spiegherebbe perché non hai potuto accedervi insieme agli altri. Inoltre significa che contiene un ricordo sconosciuto a Sabaton stessa. Qualunque cosa sia, lo scopriremo con l'unico strumento che abbiamo, in grado di penetrare nel passato. Usare così la reliquia sarà rischioso, motivo per cui me ne occuperò io stessa. Eris mi aiuterà. Vieni su Marte quando sarai pronta. È così che fermeremo Sabaton, guardiana. Lo so.